Buonasera a tutti, sì, siamo stati invitati qua in questo weekend in modo anche molto bello, devo dire, dai padri passionisti per dare la nostra testimonianza su cos'è Nuovi Orizzonti, ma anche sulle nostre esperienze di vita. Quindi vi darò un breve riassunto su come è nato Nuovi Orizzonti e su cosa fate e cosa fa oggi un po' nel mondo, possiamo dire. Nuovi Orizzonti nasce circa 20 anni fa, poco più, fondata dalla nostra fondatrice Chiara Mirante. Ecco, lei era una ragazzina, aveva poco più di 20 anni, faceva parte del movimento dei focolarini. A un certo punto nella sua vita ha sentito nel proprio cuore di lasciare un po' tutto quello che aveva per andare incontro agli ultimi. Ecco, gli ultimi per lei viveva a Roma, erano proprio quelle persone che vengono considerate purtroppo, no? Ancora oggi. Qualche accenno anche nell'omelia c'è stato fatto, un po' quei discriminati, no? Discriminati perché magari sono tossicodipendenti, sono alcolisti, sono gente che è stata in carcere. E lei sentiva proprio di portare un messaggio di speranza e di vita a queste persone che erano morte. Quindi con tanto coraggio si inoltra in stazione Termini, sotto la stazione dove vivevano appunto tutti questi tipi di persone qui, malati sieropositivi, ex carcerati. E lei porta questo con tanto coraggio perché metteva a rischio la propria vita, va incontro a queste persone che quando vedono questa gioia, questo sorriso, questo coraggio, gli chiedono: ma chi te lo fa fare a venire qui a mettere a rischio la tua vita? E lei le rispondeva che era quell'incontro che aveva fatto concreto attraverso il Vangelo, attraverso la parola di Dio, proprio della fede e dell'amore di Dio. Quell'amore di Dio che secondo lei e secondo anche noi, secondo me sicuramente, è quell'amore che può vincere ogni morte, che può andare oltre ogni sofferenza, ogni fatica. Ecco, quindi lei sente di voler accogliere, aiutare queste persone e decide di aprire una comunità. Però poco prima che avviene questo, succede una cosa un po' difficile per lei. Avviene una malattia, rischia di diventare cieca, anzi sicuramente sarebbe diventata cieca. Si ritrova una notte in ospedale dove la mattina dopo l'avrebbero operata, non c'erano più speranze che lei comunque la vista continuasse a funzionare. E quella notte d'ospedale si ritrova a dialogare con Dio, no? Si ritrova a pregare Dio e non gli chiede: Signore, guariscimi. Gli dice: Signore, se tu mi hai messo nel cuore questo desiderio di voler aiutare queste persone, mettimi nella condizione di poterlo fare. Ecco che la mattina dopo lei si risveglia, entrano i medici nella sua camera e gli fanno una visita e per miracolo gli occhi vedono 10 decimi, quindi vede ancora meglio di prima. Ecco, può essere per chi ha fede un miracolo, però nella scienza non c'era, era inspiegabile, quindi è una cosa che non c'è una spiegazione. E da lì in poi Nuovi Orizzonti nasce, quindi nasce anche attraverso questo primo miracolo. Chiara quindi apre questa prima comunità affidandosi completamente alla provvidenza di Dio, perché lei non aveva soldi, quindi lei si affida totalmente a lui e lui gli dà gli strumenti, il Signore gli dà gli strumenti di aprire questo primo centro. Da lì ad oggi sono passati 20 anni. La comunità di Nuovi Orizzonti, i centri si sono visti moltiplicare in Italia, ma anche all'estero. In Brasile abbiamo due comunità dove vengono accolti sia ragazzi tossicodipendenti, ma anche i bambini che sono vittime delle peggiori cose, quindi abusi sessuali, violenza, abbandoni. E quindi si cerca, e due comunità anche a Medjugorje. Ecco che quello che si cerca di fare è semplicemente di portare l'amore di Dio attraverso il Vangelo. Noi veniamo invece dalla comunità che ha sede a Montevarchi e vi racconto brevemente poi qual è la mia esperienza di vita. Quindi io sono un ragazzo che è stato accolto, che oggi ha deciso di stare in comunità per lavorare, per continuare questa missione per Dio. Però prima di arrivare in comunità io ho avuto una vita apparentemente una famiglia normale, quindi cioè mia madre e mio padre, una sorella più grande. Il problema era che mia madre soffriva di una depressione e anestetizzava tutta questa sofferenza nell'alcol. Quindi io quando nasco, entro in pancia, già mia madre beveva. Poi a un certo punto i miei genitori, cioè mia madre minacciava spesso tutti i giorni di togliersi la vita, che era stanca, che non ne poteva più. Mio padre non era mai a casa, quindi non mi proteggeva, non proteggeva né me né mia sorella e stava spesso al lavoro, stava sempre lontano, quindi io questa figura paterna non ce l'avevo e tutti i giorni dovevo a 3, 4 anni, 5 anni avere la paura di svegliarmi il giorno dopo, di trovare una mamma morta che magari si era tolta la vita. E quando durante il giorno cercare io di proteggere mia madre e di fare il padre di mia madre da bambino. Poi a un certo punto i miei genitori si separano per un tradimento di mio padre e dentro di me si crea tanta rabbia, tanto malessere, tanto un vuoto, no? Un vuoto, proprio quel bisogno di essere amati che io non lo sentivo più. Ecco,
che quando ho 13-14 anni, quindi dentro di me c'era tanta rabbia, e quando inizio a uscire con un po' più di libertà, faccio quella prima esperienza con le sostanze. All'inizio erano le canne, però fumando, insomma, queste canne, io avevo trovato un po' una via, una medicina, usavo sostanze e tutta quella rabbia finiva, passava. E per me era la strada, no? Quindi con tanta superficialità continuo a usare sostanze, però da lì a poco arrivano anche tutte le altre droghe più pesanti. Quindi passa con la cocaina, le discoteche. Era diventato un mondo dove comunque era fatto di tanta superficialità e è un po' come Chiara lo definisce, era un paradiso artificiale. Quindi uscivi con gli amici, sembrava di essere il Dio in terra, e poi ti rendevi conto che però, passato l'effetto, gli inferi erano sempre più grandi. E più erano grandi gli inferi, e più cadevi nella tossicodipendenza. I problemi a casa non passavano, mia madre continuava a bere, mio padre continuava a non esserci. Arrivo a un certo punto della mia vita dove poi a 19-20 anni incontro anche l'eroina, incontro questa sostanza che è stata proprio un vortice diabolico dove poi il diavolo, mi piace pensarla così, e sono convinto che questo mi ha trascinato sempre più in fondo, fino a perdere la speranza di poter tornare ad avere una vita normale, di poter sorridere a una giornata di sole, di poter essere felice di un abbraccio dell'amico. Non avevo più un amico, ero rimasto completamente solo, senza niente. E a un certo punto mia madre poi mi butta anche fuori di casa perché era stanca, no? Di avere un figlio che stava male, che creava sempre problemi, che era bugiardo. E quindi ero ancora più arrabbiato, e quindi ancora più problemi, ancora più tossicodipendenza. Mi ritrovo in mezzo a una strada, fortunatamente però lavoravo, vengo accolto, lavoro in un ristorante, dove però anche lì succede un dramma. Dopo un anno che lavoro lì, io in quel ristorante mi ero sentito accolto per quello che ero. Quindi mi avevano dato delle responsabilità, mi sentivo amato, il titolare di questo ristorante sapeva tutto di me e non mi giudicava. Però dopo un anno che sono lì mi minaccia di licenziarmi perché il lavoro era calato, c'era poco lavoro. A me prende tanta paura di perdere anche quest'ultima casa, l'unica casa che in quel momento avevo nella mia vita, e quindi vado totalmente in confusione, e abuso di sostanze, abuso di psicofarmaci, e una notte quando finisce il turno di lavoro succede un po' un avvenimento che è stato, diciamo, quello più distruttivo della persona, della mia anima. Succede che ci fermiamo, stiamo chiacchierando, e lui mi offre da bere qualcosa, super alcolici. Io avevo abusato anche di psicofarmaci quella notte lì per calmare l'ansia di perdere il lavoro. E succede che poi la mattina dopo io mi risveglio a casa un po' confuso. E mi rendo conto che attraverso dei messaggi nel telefono, quella notte era avvenuto un abuso sessuale nei miei confronti da parte di quell'uomo. E quindi dentro di me si era distrutto tutto, io ero morto, non c'era più niente e mi facevo, scusatemi la parola, mi facevo un po' schifo, no? Di essere arrivato fino a quel punto lì, senza riuscire mai a fermarmi, e avendo provato anche a cambiare la mia vita, ma era sempre peggio. Quindi io volevo morire praticamente, nemmeno la droga mi bastava più, volevo proprio morire non solo spiritualmente, non solo con la morte dell'anima, ma anche fisicamente. Però in quel momento il Signore comunque, dicevo, no? Mi ha sempre protetto, mi è sempre stato vicino, e in quel momento dove io avevo perso tutte le speranze, manda quest'angelo che si chiama Martina, che è mia sorella, e mi propone di andare una settimana a Medjugorje. Ecco che io lì per lì ho sempre creduto in Dio, anche se la mia famiglia non si parlava di Dio, eravamo molto lontani da Dio, però io nel mio cuore ho sempre creduto a un papà, a un Dio, a qualcosa di più grande che ci ama. Però ero arrabbiato con lui perché dicevo: Signore, ma se io cosa ho fatto di così male per meritarmi tutto questo, per distruggere tutta la mia vita, per stare come sto? Quindi ero arrabbiato con lui, non volevo tanto dialogare, no? Però sento nel mio cuore di andare, di partire per questo pellegrinaggio lo stesso. Quindi parto, vado a Medjugorje. Io la prima notte che sono lì in albergo stavo dormendo, cioè non riuscivo a dormire, e dentro di me avevo tutti quei pensieri di tutti i fallimenti, di tutte le cose che avevo distrutto, di tutta la vita che mi stavo sprecando a 26 anni, no? Quest'ombra di morte che mi seguiva giorno e notte, questa angoscia, questo malessere. Quindi scendo dall'hotel, vado davanti alla chiesa, era novembre 2011, non c'era nessuno, era notte fonda. Mi inginocchio davanti alla statua di Maria e rivolgo un grido dentro di me, ma verso il cielo, rivolto a Gesù, dicendo: Signore, aiutami tu. Aiutami tu, perché se tu non mi aiuti, probabilmente quando rientro a casa la faccio finita, perché non ne potevo più. E quindi questo grido però dal Signore è stato accolto, no? E per me oggi è una grande esperienza della fedeltà, del suo amore, che quando noi ci rivolgiamo a Lui, come la donna oggi del Vangelo, Lui ci aiuta ed è pronto a tenderci la mano. Quella è stata la prima volta che ho chiesto veramente aiuto a Dio.
Il giorno dopo, insomma, torno a casa, la mattina mi sveglio, il giorno dopo veniamo invitati, mentre camminiamo io e mia sorella, veniamo invitati a sentire una testimonianza di questa comunità di Nuovi Orizzonti che io non conoscevo, non sapevo cosa facesse, chi era, non sapevo assolutamente niente, però anche lì dico vabbè, andiamo. Vado a sentire una testimonianza di era una ragazza che raccontava la sua esperienza di vita, quindi tutta la sua morte, ma anche tutta la sua resurrezione. Attraverso proprio grazie all'incontro con Dio. E quello per me è stato un messaggio di speranza che mi ha fatto riflettere molto. E da lì a 2 mesi decido di entrare anche in comunità. Quindi dopo 2 mesi entro a Montevarchi, era il 2012, e io in questa comunità appena sono arrivato era strano, no? Perché vedevo tutti questi ragazzi che all'inizio io dicevo vado in comunità, troverò altri tossicodipendenti, troverò persone tristi, persone infelici, persone che comunque stanno male, che stanno peggio di me, chissà cosa trovo, no? Come andassi in carcere. Invece trovo persone, sì, con delle difficoltà, ma gioiose, no? Con questa luce negli occhi, mi hanno accolto con un grande abbraccio, mi hanno mostrato la casa, fino a tutta la giornata a inseguirmi per fare il letto, per trovare tutte le cose che mi servivano in casa. Questa grande accoglienza che ho trovato proprio gli ultimi, attraverso gli ultimi che erano i ragazzi che erano già accolti in comunità. E da lì inizia il mio percorso affidandomi a Dio, dove ho dovuto combattere tante battaglie, tante volte addirittura ero anche andato via, poi sono rientrato dopo qualche mese. Però inizia questo cammino meraviglioso con Dio, dove ho affidato completamente il mio cuore a Lui e ho visto quanto Dio è concreto e vicino a noi e non si manifesta magari come pensavo io attraverso delle visioni mistiche o dei messaggi grandi che arrivano dal cielo. Ma si è manifestato sempre attraverso quelle piccole cose, quegli operatori che mi seguivano e mi abbracciavano, le persone che avevano fatto esperienza di lui e non mi giudicavano, che mi amavano proprio per quelle parti ferite mie, quelle parti che io non riuscivo nemmeno a guardare, a prendere in mano, a quel perdono che non riuscivo a darmi, ecco, queste persone mi amavano proprio per quelle. E io ho sempre avvertito che questo non era l'amore delle persone, non era un amore umano, no? Era un amore divino. E quindi faccio i miei 2 anni di percorso, finisco il percorso e poi sento che volevo anch'io essere quelle braccia di Dio e quindi scelgo di stare in comunità, vado a scuola, mi diplomo e oggi sono passati insomma 4 anni, 5 da quel primo ingresso e mi trovo a aver scelto di svolgere questa missione per Dio perché la mia storia oggi essendo un operatore e facendo anche della prevenzione nelle scuole, cercando di andare ad aiutare i giovani che sono in difficoltà. Ecco, tutta la mia storia prende un senso importante. Quindi io ringrazio Dio perché tutte quelle parti di me ferite, distrutte, tutti gli sbagli che ho fatto, tutte le cose più brutte che mi sono capitate oggi sono diventate una perla preziosa per gli altri anche, no? Per dare un messaggio di speranza. E quindi questa è la cosa più bella. Un'altra cosa bella che posso testimoniare è la libertà e la gioia profonda che ti dà Dio nel momento in cui concretamente lo vuoi vivere, concretamente accogli la persona che ti sta vicino come provo con tutte le mie difficoltà di fare ogni giorno. Quindi accogliere l'ultimo ti dà un senso di pace, un senso di libertà che riesce a spezzare ogni catena. E quindi anche dove c'è morte, ecco, la risurrezione arriva nel momento in cui decidi di voler amare, ma amare come Dio ci insegna, non come conosciamo noi l'amore. Quindi quell'amore gratuito che Dio mi ha dato nel momento in cui, nella misura nella quale io lo ridono agli altri, ecco che Dio si manifesta e ha colorato di cielo tutta la mia vita, non solo la mia, perché poi mia madre ha smesso di bere, questo un annetto fa. I miei genitori sono tornati a abitare insieme. Mia sorella, che era completamente distrutta nel vedere un fratello che stava morendo, oggi ha 2 bambini, l'ultimo è nato un mesetto fa, si chiama Riccardo. Quindi ha cambiato la mia vita, ma anche quella della mia famiglia. E tutti i miei amici che sono fuori, purtroppo io ne ho anche persi 3 quest'anno, a causa della tossicodipendenza, però vedono questo messaggio di speranza che non sono io, ma che Dio ha fatto attraverso di me e sta aiutando anche loro. Quindi quanto Dio veramente nel momento in cui noi gli diamo il nostro niente, lui trasforma quel niente in tutto. E questa è una grande cosa.